Ciao amici, sono Marchio. Picci. E da qualche giorno sono Marchio. Punto F. A partire da Pucci Pucci. Ehi, sono Marchio. Picci. L'avete sentita anche voi? Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchi. 4 aprile 2022, prima puntata della settimana di Sento le voci su voci.fm radio. Buongiorno, vabbè, buon pomeriggio quasi, buon aperitivo direi da parte di Marco Picchio, che si augura abbiate passato un bel weekend, dai, rilassante, tranquillo, ma ecco che ci ritroviamo o alle 12 oppure in replica il pomeriggio tra le 18 e le 19 per parlare di cosa, ma ovviamente di voce a 360 gradi, quindi curiosità sulla voce, radio, doppiaggio, tutto quello che riguarda questo fantastico mondo. Sento le voci su voci.fm radio. Sento le voci. Vi parlavo prima di curiosità inerenti il mondo della voce, ce ne sono tante e ogni tanto ne esce fuori qualcuna che mi stuzzica e io chiaramente ve la dico qui alla radio, insomma, no? Dimmi che voce hai e ti dirò se il sangue scorre senza difficoltà nelle arterie o se ci sono ostruzioni che possono impedirne il fluire, quindi esponendoti al rischio di malattie cardiovascolari come infarto o ictus. Dalla voce, pensate, in futuro, un futuro neanche troppo lontano, grazie alla tecnologia anche chi si trova a distanza di un centro specializzato potrà essere monitorato nel tempo grazie a una semplice applicazione che registra gli impulsi sonori e li invia a un sistema di intelligenza artificiale. Questo, come una sorta di laboratorio, prenderà poi in esame le caratteristiche della voce e potrà quindi indicare quali soggetti correranno più pericolo di andare incontro ad ictus, per esempio, o a infarto. E non è fantascienza, attenzione, ma è il risultato di uno studio che è all'inizio, un po' in fase embrionale, presentato al congresso dell'American College of the Cardiology, che mostra le capacità predittive del sistema al momento in fase di ricerca avanzata. La ricerca ha dimostrato che chi presenta uno specifico marcatore vocale elevato presenta un rischio di 2,6 volte più elevato di andare incontro ad esiti futuri di patologia legata alle arterie coronariche e ha una probabilità addirittura triplicata di ritrovarsi con un accumulo di placche lungo i vasi, confermata con test clinici, ovviamente in confronto a chi non ha queste caratteristiche vocali pericolose. Quindi già la nostra voce potrà dirci se siamo predisposti più o meno verso queste pericolosissime malattie, ma ripeto, lo studio è ancora in fase embrionale. Sento la voce podcast con Marco Picchio. Con Marco Picchio. La settimana è appena cominciata e già cerchiamo di guardare lungo, no? Verso la metà, e intanto posso già annunciarvi l'appuntamento certo del giovedì qui da noi, qui su voci.fm radio con consulenza radiofonica con Alfredo Porcaro. La settimana scorsa abbiamo parlato di programmazione musicale perché si parla di radio con lui. Non so ancora, visto che è lunedì, l'argomento che tratteremo giovedì, però magari poi intanto mi sento con Alfredo, ne parliamo e se posso spoilerare lo farò. Comunque Alfredo arriva con noi come sempre nella puntata di giovedì. Sento le voci podcast con Marco Picchio. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. Siete giovani, volete, non so, creare la vostra web radio ed è legittimo, è diciamo la palestra per diventare poi dei buoni speaker radiofonici, no? Quella che viene offerta è un'opportunità per mettersi alla prova e imparare un mestiere. Il ciclo di lezioni gratuite, attenzione, e tenute da esperti del settore, insegna come creare una radio sul web, gestirla, come intervistare, condurre una trasmissione, come comunicare e cosa è importante sapere sui contenuti, la privacy, le responsabilità. È infatti al via il corso di formazione per ragazzi dai 14 ai 25 anni organizzato dall'associazione Buccinasco Giovane insieme al comune di Buccinasco e al progetto Enea finanziato dalla regione Lombardia, quindi diciamo non è che è una cosa nazionale, bisognerebbe essere lì, però magari forse
abbiamo degli ascoltatori in zona e potrebbero essere interessati. Un'occasione per chi vuole mettersi in gioco e sperimentare il mestiere della radio. Il corso è rivolto soprattutto a chi non studia né lavora, ma è aperto a tutti i giovani interessati, così spiegano dal comune. Si terrà al piano terra della Cascina Fagnana, in via Fagnana. Si potrà scegliere fra tre temi: sport, intrattenimento e informazione, podcasting. Le lezioni sono al via entro metà di questo mese e saranno il martedì dalle 16.30 alle 18.30. Magari allora io non ho qui i contatti, però cercate Comune di Bucinasco, magari qualcuno potrà darvi delle informazioni ulteriori, se ci sono ancora posti liberi disponibili. Sono Marchio e punto. Su voci.fm radio Sento le voci con Marco Picchio. Piccola curiosità ora, amici di Sento le voci: saprete sicuramente che Spider-Man No Way Home è entrato nella classifica dei film che ha incassato di più nella storia del cinema, battendo Avatar addirittura. Quindi cerchiamo di capire che è successo. Come abbiamo potuto notare, continua a far parlare di sé anche dopo mesi dall'uscita in sala. Perché dico questo? Se provate a chiedere ad Alexa chi si nasconde dietro l'identità di Spider-Man, cioè chiedete Alexa, ma chi è veramente Spider-Man? Lei risponderà con le voci di Alex Polidori, Lorenzo De Angelis e Marco Vivio. E i doppiatori, questi amichevoli doppiatori di quartiere, hanno prestato le loro voci ancora una volta in collaborazione con Alexa, quindi non resta altro che provare e sentire appunto le loro risposte. Mi sembra una cosa veramente molto divertente. Sento le voci su voci.fm radio. Sento le voci. E oggi è la giornata delle curiosità. Se seguite la radio, seguite la musica, avrete sicuramente ascoltato, sentito il nuovo singolo di Harry Styles che si chiama As It Was. Proprio all'inizio del pezzo si sente una voce, la voce di una bambina che dice: dai Harry, vogliamo augurarti la buonanotte. Prima che As It Was effettivamente inizi, cioè prima dell'inizio della canzone, quella voce adorabile appartiene a Ruby Winston, la figlioccia di 5 anni di Harry Styles e figlia del produttore esecutivo dei Grammy, Ben Winston. La mamma di Ruby e la moglie di Ben è una donna di nome Merit Winston. La coppia si è sposata a Coward Park e ha un'altra figlia che si chiama Grace. Harry Styles è stato vicino alla coppia per anni ed è stato scelto per essere il padrino di questa bimba, di questa Ruby, a causa di questa lunga amicizia che lui ha con la famiglia praticamente. E così la voce della bambina è finita proprio all'inizio della canzone As It Was. Ora, chiaramente chi la manda in onda in radio sicuramente edita quella canzone, magari non si sente, però chi ha il singolo sentirà sicuramente questa voce di questa bambina che si chiama Ruby. Su voci.fm radio Sento le voci con Marco Picchi. Oggi le ho sentite veramente le voci, anche quelle diciamo così più flebili, tipo la voce della bambina che apre la canzone di Harry Styles. Siamo arrivati in chiusura, amici ascoltatori. Marco Picchio vi ringrazia, la puntata di oggi inizio settimana termina qua, ci sentiamo puntualmente per Sento le voci qui su voci.fm radio domani a partire dalle 12. Un bacio e un abbraccio da Marco Picchio, ciao. Su voci.fm radio Sento le voci con Marco Picchio.